17, Limur 2, David Moss 34, Marcus Landry, Marmaglia, Jared Burgren, così ci ha detto ospite a Basketai un paio di settimane fa, si pronuncia il suo nome. La prima palla, il primo attacco è della Leonessa. Con Landry dicevo che dopo i 14 punti segnati da Mbaye nell'asfaltata che ha preso Brindisi all'ora di pranzo contro Trento, 84-48 per la Dolomiti Energici, come spesso succede solo di Jared Burgren su un assist perfetto che è andato a pescarlo nella linea di fondo. 2-0 quindi con la schiacciata di Burgren, giocata classica quella di Luca Vitali. Jared Burgren sull'asse play pivot, prova a rispondere Pesaro che va a sbagliare dalla media. Burgren che inizia a schiacciare in faccia quel Nuko che all'andata gli prese in testa 19 rimbalzi. Palla Giorgia, anche oggi non c'è un posto libero. Domani sulle colonne del giornale Brescia vi racconteremo anche il clima che si respira sugli spalti. Abbiamo predisposto una pagina speciale di colore sulla tifoseria bianco-azzurra da romperla. Sicuramente lì abbiamo molto da soffrire se le cose non vanno bene con Berger, e Brescia sa quali sono le proprie convinzioni, i propri gesti tecnici confortevoli. Io ho fiducia in questa squadra perché ha dimostrato di essere una squadra tosta soprattutto in casa. È arrivato anche il primo canestro di Landry, 4-2 per Brescia con il lay-up centrale, l'errore dalla distanza di Giasaitis. Che non sta rispettando le attese, ricordavamo come ottimo. Jared Burgren va a recuperare questo pallone e piazza la seconda schiacciata, 6-2 per la Germania, 7-40 da giocare. Attacca Pesaro con Harrow che è rimasto in dubbio, il playmaker che viaggia a 11 punti di media partita per un problemino muscolare. Poi ci sono state delle problematiche anche di influenza per Jones, Fields e Gazzotti, per Piero Bucchi. Attacca Leonessa che ha 10 punti dai 2500 in Serie A, oggi può tagliare quindi anche questo traguardo. Pesaro, peggior attacco del campionato, 74.9 di media partita, con Giasaitis la tripla. La tripla di Pesaro. Ragazzi, in Serie A non c'è nulla di scontato. Sicuramente Pesaro sta facendo fatica a girare la palla contro la solita difesa zona di Brescia. Noi dobbiamo lottare e in attacco cercare quei canestri che ci danno la tranquillità, che adesso non sono venuti rimbalzo di Pesaro che va in contropiede. Due errori sotto canestro di Moore, due layup sbagliati, allora arriva Sare sul passaggio dietro la schiena, schiacciato di Arrow. 7-6 per Pesaro, ma danno comunque fiducia, creano problemi di falli alla squadra avversaria per l'economia di una partita complicata sotto canestro. Completato il gioco da tre punti, uno scatenato Jared Burgren, 9-7 per la Leonessa e 7 punti sono dell'ex Trento e Cantù, errore Giasaitis da 3, 1 su 3 quindi per il lituano dalla lunga distanza. Vitali, Andri finta la bomba, va ancora da Vitali, Brescia deve ribaltare, deve passarsi palla, deve andare sul lato debole, poco marcato in queste prime battute, ha spazio, se lo prende e giustamente castiga Pesaro, massimo vantaggio Brescia più 4. Beh, devo dire che Marcus Landry dimostra ogni volta un'intelligenza cestistica sorprendente, perché anche aver voglia di cercare il canestro e invece gioca sempre con umiltà, cerca la squadra, cerca il buon tiro nel momento giusto. Purtroppo ha fatto un grandissimo assist Vitali per Moss sotto canestro e Moss ha sbagliato un facile layup che ci portava a più 4. Più 2 per Brescia perché è arrivato nel frattempo un canestro di Nuko, sbaglia stavolta Jones, il canestro è possibile pareggio. Unità disponibile di Limur che mette i primi due punti di serata e di nuovo il più 4 per Brescia, 13-9, 4-50 da giocare in un primo quarto che la Leonessa vuole prendere subito in mano. Nuko, lo scarico per Jones, gioca in attacco solo con questi due, pensano Jones e Nuko. Arrow e Fields ancora non in partita o comunque non coinvolti nei giochi, c'è stato l'errore di Jones. Brescia attacca con 4 punti di vantaggio, Burgren dalla media vuole anche questo, sfortunato, prende il primo ferro, il pubblico era pronto a lanciarsi lungo, Aton non è proprio nel DNA, nelle corde, il canestro da 5 metri e mezzo, anche
quasi 6 qui erano di Berggren, ma ha fatto bene a provarci perché era on fire. Errore di Pesaro da tre con Brandon Firth, il rimbalzo di Landry, fuori subito per Vitali, si va da Mossi, il capitano, spalla canestro, buona linea di fondo, il mismatch con Firth, lo vince! Chiaramente non è soddisfatto di questo inizio piuttosto molle dei suoi, si ripresenta con una novità, quella di Giulio Gazzotti, il capitano in quintetto, ma c'è anche Thornton, tolti quindi Firth e Jones, Pesaro Thornton, buon tiratore da tre a poco, Pesaro, ma alcuni giocatori degli specialisti come Rasta, Thornton che già l'andata fece molto male a Brescia, gran giocata, punti che sono in piti a nozze, Luca Vitali sta servendo su piatti d'argento queste arance che poi Jared Berggren va a schiacciare direttamente nel canestro di Pesaro che ora prova a rispondere con un doppio errore, quello di Arros, strepitoso che sta facendo Luca Vitali in fatto di assist, è un assist solidissimo, un finish pazzesco tra i due, c'è in campo comunque Barça adesso da 5, io avrei finito tutti e due, Landry, bomba, Giotto! Sì, diciamo che tutto sta funzionando, attacco e difesa, Landry quando è libero, adesso contro il piede di Moss, palla di Vitali, canestro, non ho paura di giocare contro nessuno in questo momento. Ancora una volta è una Germania tremendissima squadra, quello che ha avuto la Leonessa in questo match. E adesso quindi i due fratelli Vitali, Bars, Landry e Moore nel quintetto. Attacca Pesaro che è in campo anche con il numero 17, Marco di Thornton. Stanno arrivando, sono arrivate due bombe consecutive di Thornton. È l'unico salvagente al quale sembra potersi aggrappare la compagine bianco-rossa di Piero Bucchi. Adesso palla recuperata proprio da Ceron. Allora un po' di energia la sta trovando dalla panchina Bucchi con Thornton, con Ceron, con Gazzotti. Sono Noko e Jasaitis del quintetto di partenza, sono ancora in campo a 1.55 dalla fine del primo quarto. Noko con evidentemente ha voluto in campo Andrea Diana per contrastare Noko, adesso che non c'è più Udo Jones, si porta a meno 6 Pesaro, ma rapidissimo Marcus Landry che con la seconda bomba consecutiva ricaccia Pesaro a meno 9, due bombe di fila per Landry, ma Thornton prova la terza, stavolta la sbaglia, pur con energia su questo pallone per Christian Barnes. Hanno finito i giocatori che si sentono forti di quella difesa e perciò prendono rimbalzi, corrono, hanno già ovviamente niente la difesa ideale quando funziona per fare per la palla canestro aggressiva, più 10, un'ottima Germania in un momento veramente strepitoso. Entrando anche Franco Busciati al posto di Luca Vitali, già tre giocatori dalla panchina perché Diana vuole tenere questi ritmi alti. Passi. Ora passi per Pesaro, aggredire da subito Pesaro, giocare a ritmi alti, correre, andare in transizione. Gran palla di Michele Vitali sotto per più 12, è una palla canestro celestiale quella che sta giocando la Leonessa, doppia cifra per Marcus Landry, 10 punti, 10 suoi, 19 di Berggren, ma ci sono già 5 giocatori a segno per la Leonessa che è più 12 a 33 secondi dalla fine, difesa intensissima di Brescia con Bars che contesta questa bomba a Gazzotti e lo costringe all'errore, e allora ultimo possesso di Brescia o giù di lì, discrepanza di 3 secondi sui due cronometri con un più 12 che dice tanto, che dice molto anche se non ancora tutto per la Germania. Lemur 1 contro 1, 2 dotti, Brescia 11 su 17 da 2. Un attacco della Serie A però è sicuramente una squadra che con le due bombe di Thornton ha dimostrato di essere comunque pericolosa. Thornton l'ultimo a 3, prende il ferro. 12 di Landry e 9 di Berggren, Brescia ha già scavato il primo solco, 5 giocatori a segno, praticamente l'80%, forse anche di più dal campo, le percentuali dicono 11 su 17 a 2, 3 su 4 da 3 per la Leonessa, una Leonessa praticamente perfetta anche in difesa, dove Barz inizia il secondo quarto strappando palla dalle mani di Jasaitis, e Brescia doppia la consultiva Pesaro, 34 a 17, esattamente il doppio dei punti con l'Aquarico che sembra riuscire a produrre qualcosa in attacco per la Leonessa. Ora Limura in posizione di play, Busciati da guardia, Michele Vitali da 3 e sotto, eccoli insieme.
insieme Christian Bars e Jared Berggren. Esce da un blocco, prende la tripla Michele Vitali, sfortunato, si ferma sul primo ferro, più 15 Brescia, attacca Pesaro, in campo con Gazzotti, Ceron, Giasaitis, Nocco e Thornton, ed è proprio quest'ultimo l'unico spauracchio in questo momento per Brescia. Finta una bomba, il numero 17 è stato Ceron, poi l'azione è proseguita sotto canestro dove potrebbe alzare il fatturato offensivo molto povero finora dei biancorossi. Fuori Ceron, Thornton va da Gazzotti, il capitano mette palla per terra, gira ancora la sfera Pesaro, no, Ceron è ancora in campo, non è entrato al suo posto Pils, ma si stia facendo bene in questo momento. Sì, è veramente una squadra concentratissima, giocando bene tutte le parti del campo. Prima l'azione, prima che ha scaturito la bomba di Busciati, una fuori una difesa fantastica di Barnes, che adesso passa. 34-19 per Brescia su Pesaro, due minuti giocati, rientra Luca Vitali, fuori Limur, Brescia comunque ha bisogno di avere di nuovo un attacco lucido dopo una palla persa e un'infrazione di passi, e intanto deve continuare a lavorare in difesa per far salire l'intensità, per mettere il muro in faccia a Pesaro, ed è una difesa, adesso era individuale, sta alternando zona e uomo Brescia, che costringe Thornton all'errore, Busciati fino in fondo, poi ci ripensa, fuori per Vitali, il terzo tempo di Michele, l'errore, secondo ferro, rimbalzo di Pesaro, qualche errore ora anche per Brescia, l'attacco era impensabile d'altra parte che andasse avanti ad oltre l'80% dal campo come ha fatto nei primi 10 minuti la squadra di Andrea Diana. Fields alto passo con Nocco, il gancio del rookie camerunese, che si perde sul primo ferro, rimbalzo di Bars, Busciati, Luca Vitali a far girare l'attacco, il pick and roll centrale con Berggren, lo spezza Pesaro, allora Brescia ricomincia, si va da Busciati, un palleggio di troppo, rischia di perdere questa palla Busciati, la tiene viva, va da Michele, Luca, 3 secondi, 2 secondi, l'errore del playmaker della Leonessa, che sicuramente da squilibrato, da posizione squilibrata della Leonessa, insiste con i due lunghi, Berggren, Rivors, Andrea Diana, per ora in attacco però non sta avendo i dividendi che evidentemente si aspettava. Thornton, attacco di Pesaro sull'arco, il palleggio sotto le gambe, disorienta Luca Vitali, cerca di mettergli la tripla in faccia, non ci riesce, tante bombe tentate da Pesaro, già 11, solo 3 quelli a segno, Bars da 3, piedi per terra, corto, David Moss a rimbalzo, energia fantastica, extra possesso di Brescia con il rimbalzo in attacco di David Moss, partite su 16 nelle quali Michele Vitali ha sempre 6, 14, anzi su 15 perché una la saltò ad Avellino per infortunio, 14 partite su 15 in cui Michele Vitali ha sempre segnato almeno un canestro da 3 punti. Purtroppo in panchina l'Andri, perché noi abbiamo dai 2 minuti, ma io quando c'è da spaccare la partita in confidenza col canestro, perché quello è il suo. Tre liberi di Gazzotti portano Pesaro comunque sempre sotto pesante, nemmeno 15. Michele Vitali sotto per David Moss, linea di fondo, non è riuscito a concludere Moss, poi Berggren se la fa portare via, contropiede della Consult Invest, Thornton per la tripla, piedi per terra eventuali negli ultimi 2 quarti, perché comunque di solito si gioca sulla in 4 minuti e mezzo di questo secondo quarto. Christian Bars è un secondo pronto ad entrare, Landry fa 0, no, solo su perché c'è bisogno dei punti di Marcus Landry, perché si è un po' bloccata in attacco, devo dire. 7 punti realizzati nella prima metà di questo secondo quarto, più 13 comunque per la Germani. Alla mano Thornton, zona adattata a quella di Brescia, che segue molto i tagli, il contributo del presidente Ario Costa, il coach Piero Pucchi, si aspettavano. Più 13 Brescia, palla in mano, 4.50 a giocare nel secondo quarto. Brescia deve correre il rischio di addormentarsi, di abbassare i ritmi, di far entrare in partita Pesaro, che resta squadra pericolosissima. Palla sotto, canestro per Landry di Luca Vitali, Landry stoppato da Jones, poi gliela sradica, ma non sto vedendo quella intensità che la Germania è riuscita a mettere nei primi 10 minuti per questa prima metà del secondo quarto. Sì, un po' perché cambiare molto a un minuto dalla
fine del primo quarto ha tolto secondo me un po' di ritmo ai giocatori che erano andati comunque fra Landry e Moore, che davano dinamismo. Figli avanti di 2, 26-24 con... torna a giocare quest'oggi il quarantenne Rimas Kaukenas. Tiene lì a debita distanza la consultina. Sì, più 15 è sempre molto piacevole da guardare a 4 minuti dall'intervallo. Ripeto, stiamo giocando una buona palla, palla recuperata sempre da almeno la parte offensiva. La nuova palla persa in attacco per Pesaro grazie anche alla difesa intensissima di Brescia. Michele Vitali in out da 3, ma c'è Marcus Landry su ogni pallone, va a prendere anche questo rimbalzo. Brescia sta mangiando in testa alla Consult Invest Pesaro, rimbalzo nelle palle recuperate di David Moss, prima di serata per lui, quinta su 7 tentativi per la Leonessa, che per la seconda volta va a più 18, 43. Jones a Brescia pienamente tra le mani questa gara, una Brescia bidimensionale, perché oltre ad avere un buon attacco si è tornata a produrre punti anche in questo secondo quarto, eccellente in difesa la squadra di Andrea Diana, ora un errore da tre. In ogni frangente, in ogni statistica la Germania sta dominando stasera. La rimessa di Luca per Landry, finta da tre, Michele sotto! Ormai si divertono a giocare insieme, fai che adesso tu che non lo faccio io. Grandissima squadra, grandissima determinazione e spirito di gruppo. Ottima Brescia, veramente, un pubblico, il pubblico si diverte e si entusiasma per una squadra che lo merita. 45-27 per la terza volta, più 18 la Leonessa. L'errore di Pesaro da sola, lunetta, numero 55 che ancora non ha realizzato il libero per Aro, primo punto. 45-28 Brescia. Moore, che è un giocatore estremamente offensivo, soprattutto in contropiede. A me piace ogni tanto dare ritmo agli stessi giocatori, perché poi a me, da se ricordo quando giocavo, andare in ritmo era importante. Il possesso per Pesaro, più 16 Brescia, Giavaitis. Se la danno Co sotto per Jones. Stoppa, sono Tolga Sahin di Messina, ma chiare origini turche, Maurizio Pigi di Milano, Denis Quarta di Torino, fino a spadellare da sotto, Pesaro, due layup sbagliati, il rimbalzo di Landry, già dalla parte opposta con la palla nelle mani della Germania, più 16 a 1.46 dall'intervallo lungo, grande assist di Luca Vitali per 2, quattordicesimo assist di squadra per la Leonessa. Ed è già doppia cifra per Luca Vitali, 10 assist stasera, può battere il record che lui stesso ha firmato nel match con Cremona di 18 assist. Ed eccolo ancora un tentativo di assist di Luca per Moss, poi Brescia va da Landry da 3, il tiro lungo, una partita paradisiaca. Chiunque oggi farebbe Davide Bruttini, probabilmente al passo d'addio in settimana dovrebbe cambiare squadra. 50-31, massimo vantaggio per la Leonessa, più 19 con questo gioco da tre di Limur. Ancora una palla recuperata dalla Leonessa in difesa, poi la riprende Pesaro. 50 secondi alla fine, l'attacco dei biancorossi di Piero Bucchi. Ryan Arrow va da Zasaitis, post basso per Jones. Sta avendo almeno 20 anni di vantaggio. Toma. Mi merito un sorriso tra i due, perché chiaramente è Moss, anche se poi gli scusato per aver segnato per la statistica. Fa 2 su 2 Pesaro in lunetta, ancora un possesso per parte prima di chiudere il quarto. Oh! E se David, il capitano, agita il pugnetto, è dato da 2, ma va bene uguale, no da 3, 20, sì da 3. Se David Moss agita il pugnetto vuol dire che Brescia non la ferma più. Più 20, 14 secondi alla fine del secondo quarto. È vero che il basket è strano e tutto può succedere, ma non vediamo come nel secondo tempo. Quarto fallo di squadra per Pesaro, 6 secondi alla fine. Luca Vitali sotto le gambe. Luca Vitali sta scadendo i secondi, palla nel traffico, recuperata da Pesaro che poi non riesce però ad andare. Quel quintetto base, il quintetto di partenza per Pesaro, 55 Arrow, 13 Giasaitis, con il 21 Jones, con il 35 Noko e con la maglia numero 8, palla in mano Torto, l'unico che non era partito nel quintetto di inizio gara. Primo possesso per Pesaro. È difficile dire, partenza 0-0, però sicuramente
devono partire con la convinzione di aver dimostrato di essere più forti di Pesaro sul campo, sia in attacco che in difesa, e così devono continuare. Errore di Jones da tre, contropiede immediato di Brescia. Landry non riesce ad andare fino in fondo sul passaggio stile football americano, un quarterback di David Moss. Il possesso resta comunque della Germania, proprio il capitano che va da lì Moore in palleggio. Moore cerca di disorientare Giasaitis, linea di fondo, gira benissimo palla la Leonessa, era un ottimo tiro questo che si era ritagliato andando da David Moss, l'errore, una bomba aperta. Restano 20 i punti di vantaggio per Brescia. Si è iniziato questo terzo quarto con un errore da tre da una parte e dall'altra, quello di Jones e quello di Moss. Thornton, che di bomba ne ha già messe due nel primo tempo. Giasaitis, tripla che esce, rimbalzo di Moore, può andare in contropiede la Leonessa, si ferma, va da Landry. 12 punti per Landry, tutti nel primo quarto. La tensione riposa è il numero 8 ad andare a segno, e quindi tutti quelli in campo, cerchio in ogni momento, eh? Luca Vizzinelli, anche 8 giocatori a segno, ce n'erano 6 all'inizio del secondo. Ha fatto 2 su 2 Luca Vitali, dal massimo vantaggio alla Leonessa. Pesaro sta giocando sicuramente una brutta gara, ma questo non deve togliere nulla ai meriti della Germania, che ancora riconquista questa palla, va con Limur fino in fondo. Piacevole per certi versi, visto che riguarda la Germania, garbage time questa partita alla quale mancano ancora 18 minuti e 15. Molto piacevole per noi, sicuramente dobbiamo pensare di umilmente di vincere ogni quarto da qui alla fine, perché noi ci divertiamo, noi pubblico e giocatori, a trovare i massimi della loro stagione come realizzazione. Classici tecnici della disperazione che gli allenatori a volte prendono per provare a far reagire del tecnico. E Brescia avrà anche il possesso palla, più 25 per la Germania, il fallo di che ne avessi solo 14 in anticipo di mezzogiorno. Non sappiamo quanti ne stia facendo Sosa, che sono magari situazioni alle quali non pensi quando sei in partita, perché pensi solo a far vincere la tua squadra, ma poi se ti vedi in cima alla classifica dei migliori marcatori fa piacere. Uno su due intanto per Marcus Landry. Sì, quando sei abituato a fare canestro, a fare più di 20 punti, ci tieni e lo sai che stai facendo, quanti punti stai facendo e come stai giocando. Sicuramente Landry non ha iniziato giocando per se stesso, ma sa che aiutare, che se lo merita. Ha iniziato Jones, l'obiettivo di squadra resta invece quello sempre di ribaltare la differenza canestri, che ci sta riuscendo bene, perché nel doppio confronto è più 11 Brescia, avendo perso di 13 all'andata, adesso è davanti di 24 adesso. C'è stato l'errore di Moore, Thornton, l'arresto tiro dalla media, Piero Bucchi, 59-37, Leonessa che non deve togliere il piede dall'acceleratore troppo presto. Moore sotto per Landry, l'intercetto per Pesaro, è un segnale che è arrivato chiaramente dalla panchina. Alexander dall'arco ancora non aveva segnato, ci sono troppi giocatori che stanno facendo bene per Brescia per consentire a Pesaro di avere delle velleità. Alla tripla di Limurre, che aveva dato per la seconda volta il massimo vantaggio a Brescia. Sono 22 punti di margine tra le due squadre. Luca Vitali passa velocemente, facilmente, piatto per Lundgren, e doppia cifra anche per Giare, che va a quota 11. Sì, Luca, quando gioca in sicurezza come con Cremona, dà delle palle fantastiche a chiunque, e stasera all'asse con Berger sicuramente eccezionale. Adesso rimbalzo di Landry. Brescia gioca facile, con grande disinvoltura, questo è molto bello da vedere. Prossimo palleggio, si va da Berggren, fuori ancora per Landry, non si prende la tripla, 8 secondi per chiudere l'azione, 5.30 a finire il quarto, no, della Consulting Best. Luca Dali Moore stoppato da 3, ancora però Moore, Brescia tira grande, più 27, poi più 29, rifilato a Cremona. Oggi Brescia può pensare anche a fare orecchie, sembra un direttore d'orchestra, sembra Von Karajan, Matteo Bonetti che chiama i cori dei 5.000 del Palazzozzo. Attacco della Leonessa, 27, spettacolo, uno spettacolo quello che sta dando Matteo Bonetti. L'errore di David Moss, ma c'è il tap out di Landry. Brescia sempre più dominante, non c'è vera.
veramente partita. Emozioni, Andrea Diana inquadrata adesso dalla nostra regia, concentratissimo, come se fosse... E ad altri due punti di Marcus Landry, più 29, è il divario con cui Brescia sconfisse Cremona qualche settimana fa. Arrivò però solo alla fine quel divario, qui è arrivato quando ancora manca un'eternità. Pesaro sta facendo sicuramente capo al suo presidente, quell'Ario Costa, che a Brescia è ancora un mito, che è stato premiato nella prepartita, che in settimana in un'intervista al giornale di Brescia ci aveva detto: voglio vedere una squadra arrabbiata. D'altra parte Pesaro sembrava essere uscito un po' dal tunnel con la vittoria chiusura del girone. Spettacolo sugli spalti, intanto inquadrati che gli sconsolati 30 tifosi di Pesaro, è partito il coro Madonnina dai riccioli d'oro, e gli ultras, la curva nord del Brescia Calcio da qualche anno ha fatto diventare il coro ufficiale della tifoseria bresciana, un coro storico, popolare bresciano, che è stato adottato adesso anche dal popolo cestistico. Bellissima veramente la cantata che tutto il Pala George si è fatto anche stasera sulle note di Madonnina, che per anni è diventato ed è tuttora il coro storico dei tifosi di Siena. Anche Brescia ha il suo coro, la sua colonna sonora, al suo coro storico. 6-9 a 4-2 per la Leonessa, 3-20 da giocare. Attacca Pesaro, il pubblico si diverte sugli spalti, può darsi che parta anche una ola da qui a poco. Poco più di un'amichevole agonistica quella che sta giocando la Germania adesso. Qualcosa di clamoroso per far sì che recuperi questo meno 27 la sua Brindisi Varese, e in casa con Reggio Emilia. E poi arrivò la sconfitta di Caserta. Brescia andrà a giocare domenica prossima al Paladesio contro Cantù, gara sicuramente molto difficile, per fare il record stagionale delle 4 vittorie di fila, anche perché sul calendario sicuramente non due, nuovo massimo vantaggio della partita. Bisognerà nell'intento possibile scortare in fretta questa splendida prestazione Luca Vicinelli, dicevo, perché non sono tutte conferte al Forum di Assago con l'Olimpia Milano, e già provo a pensare quanti bresciani sono pronti ad invadere il Forum, dove di solito in tanti vanno a vedere l'Eurolega e a vedere Milano, ma stavolta andranno a vedere Brescia, che si gioca così può pensare anche di andare a giocarsela a Milano contro il Pordenone. Tesissime Final Eight di Coppa Italia, poi arriverà Avellino, insomma Brescia attesa da un mese molto impegnativo, ma questo è il miglior piano. Beh, certamente, sapevamo che il calendario inizio del campionato era tosto e torna a essere tosto all'inizio del giorno di ritorno. Però giochiamo alcune partite che erano molto difficili sulla carta, come Milano e Reggio Emilia, che eravamo in casa e ci preoccupava il fatto di dover giocare in casa perché tosto, e adesso ce l'abbiamo in trasferta, abbiamo un po' più montabile in casa. L'obiettivo rimane la salvezza, perché l'obiettivo rimane unità e giocare per divertirsi, e questo sta accadendo oggi e deve accadere fino alla fine del campionato. Sì, l'obiettivo rimane la salvezza, ma questo va anche a più 6, che di fatto è un più 8 solo Pesaro a 14 giornate dalla fine. Ora resta da capire come finiranno i match con di Cremona, che adesso è sotto di 3 a Pistoia, e anche di Varese, che è pari a 10 minuti alla fine con Sassari. Brescia può andare anche a più 10 da Cremona, che sarebbe a più 8, da Cremona, che sarebbe un più 10 con sia Santoro che Diana avevano detto: non vogliamo troppo con la fantasia, dobbiamo pensare a salvarci. Ma dopo oggi come si stanno sistemando le cose, anche per via della differenza canestri, del vantaggio sulle squadre che Brescia ha alle sue spalle, parlare solo di salvezza sembra riduttivo dopo oggi. Beh, certamente la partita di oggi era la chiave fondamentale, eccezionale per come si era partiti, e tutto di come riparti, perché è chiaro che vincere oggi in questa maniera o perdere oggi poteva cambiare completamente la visione del giorno di ritorno. Ovvio che Brescia deve sperare di continuare a giocare bene e deve ambire ai playoff, perché se questa è la qualità di gioco che dimostra, deve...
Daniele Ressa Brescia Fusser, gli uomini di Viana con la penetrazione di Barnes in campo. Adesso ci sono i fratelli Vitali, Bucciati, Barnes e Berggren. Non vuole Andrea Viana che i suoi giocatori tolgano il piede dall'acceleratore, anche se io credo che potrebbe esserci quella che inizia a fare, dovrebbe essere la settimana giusta per concretizzare la cessione di Davide Brutini, che ha chiesto di giocare di più, almeno questo è quello che è stata la versione della società. Non abbiamo motivo di dubitare che sia diversamente, ci piacerebbe magari sentire anche Davide Brutini, che è in Serie A 2, che non riescono ad accettare. Però penso che anche solo per un minuto, due minuti, sì, che Davide Brutini, uno degli eroi silenziosi, dei protagonisti della storica promozione del giugno scorso, saluti Brescia. Ma io credo che sia anche doveroso dargli un passaggio in campo, se questa è veramente l'ultima sua partita, e credo che Andrea, che è un ragazzo intelligente, non gli negherà questa soddisfazione. Intanto Brescia, nuovo massimo vantaggio, più 31. Che venga un po' meno adesso la concentrazione, perché una partita finita da tempo, i giocatori qualcosa lo devono concedere, come è normale che sia. Di Bucciati a Zeron fino in fondo, allora tutti in piedi. Abbiamo visto anche la nostra direttrice Nunzia Vallini presente al match quest'oggi, più 20 per la Lettessa, massimo vantaggio. C'è fatica anche a tenere il conto, perché una partita per certi versi incredibile, forse anche irripetibile, chi lo sa, ma pensavamo lo fosse anche quella stravinta da Brescia con Cremona. Oggi Brescia sta facendo anche di più e meglio. Bucciati per Michele Vitali, che va più 36. A questo punto sorge la solita classica domanda. A questo punto lo chiedo all'ex giocatore, c'è anche nel calcio, quando si è avanti 5-6-0, o il proprio vedere la propria gente con il giusto rispetto e di non essere accanito, ma sicuramente di divertirti, di fare canestro, di rimpinguare. Sei in barca di Siro, poi finita i tuoi livelli. La bomba di Barnes per il più 39 della Leonessa, ragazzi, più 39, impietrito. Brescia 8 da Michele Vitali, 5 da Bucciati, 12 da Berggren, 3 da Vitali, Luca, 8 da Barnes, 13 da Moss, 15 da Moore, 15, ancora tanto da giocare, 5-55, Marcus Landry a 3 punti dal diventare di nuovo il miglior marcatore della Serie A. In attesa di capire poi quanti ne ha fatti. Sull'assist di Luca Vitali è il 18esimo. A proposito di record, Luca può battere, per ora l'ha eguagliato, il record fatto con Cremona. È serata storica, è giornata da record, giusto farli, giusto firmarli. Assolutamente sì. Io spero che Diana si ricordi che Landry è giusto che abbia le giuste soddisfazioni anche nella sua classifica marcatori. Panchina anche Davide Brutini, ricordiamo che potrebbe essere la sua ultima gara stagionale con la maglia della Leonessa. Credo rivedremo in campo ancora anche Alessio Molis, che peraltro ha già debuttato proprio nella partita con Cremona, con Alessio Molis, al quale dopo la cessione di Marco Passer è stato fatto firmare un contratto da professionista. Un'occhiata a quello che sta facendo Caserta, sta perdendo di 5 a Reggio Emilia, Sosa 13 punti, quindi in questo momento Landry con un canestro da 3 con 3 punti sarebbe l'uovo, o per meglio dire sarebbe di nuovo il miglior marcatore della Serie A. Mano di Moss sul torto nazionale, non è stata il massimo questa partita, perché di fatto era chiusa, si è chiusa tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto, quando Brescia è andata a più 14 già al primo mini intervallo e poi ha chiuso a più 20 all'intervallo lungo. Però lì, quando Brescia ha messo le basi non solo per la vittoria, ma per
per questa vittoria larga. È durata nemmeno un quarto dal punto di vista del pathos questa gara, ma io credo che il tifo sia e a godersi questo spettacolo che è veramente incredibile. Adesso, come detto, può dedicarsi al record di assist. Ne manca uno per fare il record di sempre in Italia. Palla recuperata da Michele Vitali, campo aperto, schiacciato anche il 39 come massimo vantaggio. 91-53, 3-44 da giocare. Perché si parla tanto di Luca, giustamente il giocatore più conosciuto e celebrato, ma la bravura di Brescia è stata quella di credere, di puntare su un giocatore come Michele Vitali, che in pochi, quasi nessuno voleva. Luca Vicinelli, dopo le due retrocessioni nelle quali era incappato, prima con Caserta e poi con la Virtus Bologna, ma le qualità di Michele Vitali non si discutono. E a questo punto molto complicato, credo che per partecipare a un evento del genere devi essere un grande giocatore. Lui è... entra con ancora 3 minuti a giocare Alessio Bolis, 19 anni, prodotto del settore giovanile della Leonessa. Alessio Bolis aveva giocato solo pochi secondi con Cremona, stavolta può pensare di realizzare anche i suoi primi punti in Serie A, perché manca ancora tanto alla fine del match. Intanto pesa e manca un assist per fare il record stagionale, anzi record storico di assist, che adesso aveva già battuto il record di sempre nella gara con Cremona. Con Marcus Landry che però continua a rimanere in panchina a soli 3 punti dal tornare ad essere il miglior marcatore del campionato. Quel Marcus Landry che questa sera ha giocato poco come non mai, solo 25 minuti, perché la partita ha consentito 2 minuti per Marcus Landry, sono una notizia. Sì, a me dispiace che non abbia fatto bottino, perché è un giocatore di una classe, di una... Tanto scusa Alessio Bolis per i primi punti che non arrivano, però con personalità è andato a prendersi questo tiro dalla media nel cuore dell'area, quasi un air ball per lui, un po' di emozione ovviamente. Lui che in CC per con la Virtus Brescia viaggia una media di così 30 punti a partita, stoppata di David Moss contro piede di Brescia, ancora una schiacciard di sempre, Luca Vitali sempre più... in questo momento il miglior playmaker italiano, ricordando sempre che c'è altro prodotto delle giovanili, e anche per questo ragazzo poco più che maggiorenne, anche lui 19 anni, sembra di Michele Vitali, Brescia più 33 di nuovo. Sì, è ovvio che adesso tutto continua a venire in modo facile, grande ovazione per Luca che ha fatto il suo nuovo in questo gioco dinamico che viene. Gli permette di fare, gli concede anche di buttare via qualche pallone per cercare un passaggio spettacolare, però questa è bella pallacanestro, una pallacanestro che piace anche la qualità del campo. Mette i ragazzini anche Piero Bucchi da Cassese, riceve in cambio una tripla, 54 secondi alla fine, Nionse perde palla, poi la riconquista, bravissimo Nionse, insiste in palleggio, va da Michele Vitali, la bomba di serata per la Germania, Michele Vitali. Michele sta facendo veramente una cosa incredibile, siamo a un punto dai 100 che il pubblico chiede, adesso bisogna vedere cosa succede in attacco. Il pubblico canta 100-100 come adesso... i tempi di OK, il prezzo giusto con i Mazzanichi. Sì, è sicuramente diventato una fiera, uno spettacolo, vediamo cosa succede adesso, abbiamo 16 secondi per fare. Squadra che anche se quest'anno sta... avendo un'ulteriore crescita, quella sarà tutta un'altra partita, chissà che altro spettacolo ci sarà. Nionse da 3, l'errore, Brescia non riuscirà a toccare, quindi quota 100, però con personalità Nionse da 3. Si è preso questa tripla, adesso va a difendere forte anche lui, il giocatore della Virtus Brescia. Finisce